Ora cediamo la parola al professore San Martino, professore ordinario di fisica matematica al Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Palermo. Ci parlerà di strutture dissipative, comportamenti emergenti e turbolenza debole. Allora, innanzitutto ringrazio dell'invito e mi complimento anche per l'iniziativa. Allora, vediamo un po' di... Allora, riprendo brevemente alcuni concetti che sono stati illustrati nelle prime due conferenze. Allora, il concetto di biforcazione, va bene, è stato già illustrato, però se uno ha un sistema dinamico, quindi una legge che regola la variabile di stato x con il modo in cui varia, cioè dire la sua derivata, allora qualcuno, diciamo che non è esperto di queste cose, può immaginare che la biforcazione sia il fatto che la soluzione si biforca, cioè dire a un certo punto perde unicità, per cui la strada si biforca e non si sa se si va a sinistra o si va a destra. Allora, in realtà la biforcazione non è questa, cioè non ha a che fare con il concetto di perdita di unicità della soluzione, che è un fenomeno che si può verificare, ma non è questa la biforcazione. La biforcazione è una cosa di questo genere, cioè supponiamo di avere la legge di Malthus, quella che è stata richiamata precedentemente, x punto uguale a di x, quindi una legge più semplice possibile, in cui la quantità varia proporzionalmente a quanto è x, e il parametro di proporzionalità è a. Allora, se a è negativo, allora x punto, cioè varia, è negativa la variazione, e si vede che decresce in maniera molto rapida, cioè dire esponenzialmente, in breve tempo si schiaccia verso zero. Se a è uguale a zero non c'è variazione, quindi rimane costante. Se a è maggiore di zero si ha una crescita esponenziale. Quindi il punto A uguale 0 è un punto di biforcazione, perché a seconda che ci si trovi a sinistra o a destra, il comportamento del sistema è completamente diverso. Allora, quindi, la definizione rigorosa è la comparsa di ritratti di fase che non sono topologicamente equivalenti, significa che se io disegno le traiettorie, sono topologicamente equivalenti se variandole in maniera continua le posso sovrapporre l'una sull'altra. Se invece questo non succede, al transitare di un parametro all'altro, allora si ha un punto di biforcazione. Per esempio, quindi un sistema dinamico bidimensionale, lineare, questi sono i ritratti di fase e non sono topologicamente equivalenti, quindi qui le traiettorie convergono tutte verso un punto in maniera esponenziale, qui invece ci convergono in maniera spiraleggiando, e invece qui c'è un comportamento di tipo sella, cioè nel senso che da principio la traiettoria si avvicina verso il punto di equilibrio, questo è un punto di equilibrio del sistema, e poi diverge, si allontana molto da lui. Poi c'è questo, è abbastanza interessante, queste sono le orbite periodiche, cioè tutti questi ritratti, qui diciamo fra sinistra e destra diciamo cambia l'orientamento del tempo, ci si allontana o ci si avvicina dal punto di equilibrio. Sono topologicamente equivalenti perché nessuna trasformazione continua potrebbe portare questa traiettoria che spiraleggia verso questa traiettoria. Allora, vediamo di fare qualche altro esempio. Facciamo quindi se abbiamo il sistema stavolta non lineare, x punto uguale x quadro meno a, allora diciamo il punto di equilibrio dove il secondo membro si annulla. Allora, se a è negativo, allora chiaramente questa è una parabola. Se il secondo membro, se a è negativo, non si annulla i punti di equilibrio. Se a è uguale a 0, viceversa, la parabola tocca, cioè questo punto di equilibrio, se a è maggiore di 0 si hanno questi due punti di equilibrio. Allora, al variare del parametro, quindi qui a sinistra di 0 non ci sono punti di equilibrio, quindi il sistema sparerebbe all'infinito. Appena a è maggiore di 0 ci sono due equilibri, quindi se io avessi una manopolina con il quale faccio variare il parametro, a un certo punto appena a è uguale a 0 il sistema converge qui, aumentando questa manopolina il sistema, diciamo, sceglierebbe a seconda delle condizioni iniziali uno dei due punti di equilibrio e si manterrebbe lungo questa parabola. Se l'equazione è un po' più complicata, cioè se è cubica, allora diciamo, a seconda di com'è il parametro A ci può essere o una sola soluzione o ce ne possono essere tre. Quindi anche qui con la monopolina, se io mi trovo qui e aumento il parametro A, mi mantengo su questo equilibrio. Arrivato a qui, diciamo, biforco, nel senso che
questo punto di equilibrio perde la stabilità e prendo o una o l'altra delle strade. Quindi questi qua sono, diciamo, i tipi più semplici di biforcazioni che si hanno. Un altro tipo di biforcazione fu introdotto da Hopf, un matematico che poi ha concluso la sua carriera negli Stati Uniti, ma era tedesco, cioè una storia, una vita molto interessante, il quale, diciamo, considerò sistemi che hanno, possono avere, diciamo, dei sistemi oscillatori. Quindi se il sistema qui apparentemente è molto complicato, ma se uno lo scrive in coordinate polari, allora si vede che se A è minore di 0, diciamo, il punto di equilibrio è stabile. Aumentando la monopolina si inizia, il sistema comincia ad oscillare con delle oscillazioni sempre più rapide. Quindi il sistema da che sta in un punto, a un certo punto lo si vede oscillare con oscillazioni sempre più di raggio sempre maggiori. Allora andiamo un attimo indietro alla biforcazione di tipo pitchfork. Pitchfork vuol dire forcone, quindi la forma è esplicativa. Quindi questa se c'è una cubica, ma se c'è una quintica, il diagramma di biforcazione è di questo, quindi è più, chiaramente in questo caso ci sono 5 possibili su 1, 2, 3, 4, 5 soluzioni. Ma la cosa interessante è che queste biforcazioni sono, diciamo, non catastrofiche, nel senso che se io aumento la monopolina e mi sposto di poco, bene o male rimango abbastanza vicino all'equilibrio. Viceversa, qui, diciamo, se io mi sposto sulla monopolina, a un certo punto questo punto perde stabilità, arrivato qui diventa instabile e salto, diciamo, a un'altra orbita. Quindi ecco perché questa di qua viene chiamata una biforcazione caotica, perché basta nulla, diciamo, per spostare il sistema in uno stato completamente diverso. Diciamo, la questione del sistema dinamico, uno più complicato che ci sia, che quello della Terra, sia, diciamo, possa andare incontro a biforcazioni subcritiche, diciamo, è certamente rilevante alla storia di 1 o 2 gradi, perché il rischio che si arrivi a un punto di transizione oltre il quale la Terra vada a uno stato completamente diverso. Il bello è che se una volta che si arriva qui, per tornare indietro alla soluzione desiderabile, diciamo, bisogna la monopolina diminuirla di parecchio. Questa, diciamo, è quella che si chiama isteresi. Quindi, diciamo, se questa monopolina fosse i tassi di anidride carbonica, poi per tornare qui bisognerebbe diminuirlo di molto. Allora, un ultimo ingrediente è questo. Diciamo, cosa ce ne fa? Diciamo, questi sistemi sembrano banali, molto particolari. Diciamo, qual è il senso di studiare le biforcazioni di questi sistemi che si chiamano toy model, modelli giocattoli? È il senso che se abbiamo un sistema, possiamo avere dei sistemi molto complicati, però la dinamica, diciamo, c'è molti gradi di libertà. Quello che si... qua ci deve essere qualche risonanza, mi sposto. C'è voluto, ma l'ho capito alla fine. Allora, diciamo, che però, diciamo, gli autovalori del sistema, se la maggior parte sono negativi, quello che succede è che, diciamo, a un certo punto si schiacciano tutti verso zero, mentre alcuni gradi di libertà invece hanno una dinamica interessante. Quindi quella è la cosa quindi può essere un sistema estremamente complicato, per esempio la Terra, con moltissimi gradi di libertà, però potrebbe succedere che molti di questi gradi di libertà tendono naturalmente verso un equilibrio e la dinamica interessante avviene sotto una sottovarietà, sotto un lenzuolino magari con pochi gradi di libertà. E, diciamo, è stato dimostrato che quegli esempi che vi ho fatto vedere sono le biforcazioni canoniche, cioè tutte quante si riescono a riportare a quelle, a più o meno a quelle che vi ho fatto vedere io. Quindi, diciamo, il center manifold è la varietà centrale sulla quale avviene la dinamica interessante del sistema. Va bene, quindi questo, quindi lower dimension, cioè la dimensione più bassa, quindi il sistema può avere apparentemente complicato, ma c'è una sottostante semplicità. Allora, qui entra in gioco una cosa che nelle due precedenti talk non è stato, non mi sembra di parlare, ed è il concetto di diffusione, perché io parlerò di sistemi spazialmente estesi,
cioè dire che sì, in cui non c'è soltanto il tempo ma c'è anche lo spazio. Allora, nello spazio, una legge, immaginate un inquinante che si diffonde nel lago, immaginate la temperatura su una lamina di metallo, quindi date l'esempio era questo, immaginate due piccoli spot molto caldi, allora questa temperatura si diffonde e si raggiunge un equilibrio, diciamo. La stessa cosa vale anche per gli animali, nelle popolazioni, insomma, si muovono randomicamente e la legge che ne risulta è quella che una popolazione magari concentrata, se ha molto spazio, tenderebbe a occuparlo tutto e a diffondersi. Allora, quello facciamo vedere un'altra volta, quindi abbiamo delle strutture, questa diffusione la schiaccia verso zero. Allora, ci sono questi sistemi di reazione e diffusione in cui, per esempio, la variabile U e la variabile V, se c'è soltanto il tempo, sono equazioni differenziali ordinarie, di quelle che abbiamo visto poco fa. Se, per esempio, invece però è una popolazione, magari governata dalla legge di Malthus o logistica, che si muove nello spazio, allora c'è anche il fatto che si diffonde. E questa diffusione viene rappresentata da questo operatore Laplaciano, che sono equazioni, sono derivate di ordine 2. Allora, immaginiamo che questo sistema, quello senza la diffusione, abbia un equilibrio stabile, aggiungiamo la diffusione, in cui la diffusione, l'avete visto, è una qualcosa che tende a smorzare tutto quanto, quindi è qualcosa che porta all'equilibrio. Allora, se a qualcosa che già andava verso l'equilibrio gli aggiungiamo la diffusione, sembrerebbe che non succeda nulla. Forse, perché in effetti nel 1952 Alan Turing pubblica, diciamo, questo articolo, che, diciamo, lui è diventato famoso, diciamo, ed è riconosciuto essere uno dei padri della computer science, così come pure della crittografia. Meno noto è il fatto che lui abbia, nel 1952, 2 anni prima della sua tragica fine, abbia pubblicato questo articolo, Le basi chimiche della morfogenesi, cioè dire, lui si pose il problema di come nascono, cioè com'è che da un embrione fatto di poche cellule tutto questo poi cresca e poi si differenzi, ci siano gli organi, insomma, nasca un individuo. Allora, questo articolo, che rimase sconosciuto per parecchio, adesso solamente su Scopus compaiono ogni anno migliaia di articoli con Turing bifurcation. Cioè dire, lui ebbe questa intuizione straordinaria, cioè dire che mettendo assieme due effetti, uno il fatto che l'equazione di differenza ordinaria porta all'equilibrio, la diffusione che smorza tutto quanto, però messe assieme possono dare origine a delle strutture, possono dare origine appunto a una biforcazione, cioè che da un equilibrio possono nascere delle strutture coerenti o dei pattern. Allora, l'idea è quella che ci siano, diciamo, come cerchiamo di capire un po' qualitativamente, poi l'analisi matematica non intendo parlarne il meno possibile. Qualitativamente immaginiamo che ci sia un inibitore e un attivatore, quindi per esempio l'attivatore sono le prede, perché forniscono il cibo ai predatori, le prede, i predatori sono degli inibitori, i quali, perché diciamo, loro morirebbero se non ci fossero le prede e d'altra parte mangiano le prede. Allora, se l'inibitore viaggia molto più velocemente del predatore, allora cosa succede? L'esempio può essere quello di su un prato, facciamo questo l'esempio più che del predatore, facciamo un prato nel quale ci siano delle cavallette, questo è l'esempio che si è inventato Murray, ci sono delle cavallette che col calore cominciano a sudare e a emettere dei liquidi. Se su un prato appicchiamo il fuoco in maniera randomica, allora le cavallette cominceranno a sudare, ma scapperanno da dove c'è il fuoco. Viaggiano molto più velocemente del fronte del fuoco, e dove vanno loro? Vanno a depositare questo liquido che proteggeranno l'erba dal fuoco. E quindi quello che si vedrà, alcune zone degli spot, delle macchie di fuoco bruciate, e altre macchie invece che sono rimaste non toccate dal fuoco. E quindi, diciamo, questo paradigma di attivatore-inibitore, con l'inibitore che viaggia più velocemente può dare luogo all'immersione di strutture, diciamo, ha avuto molta fortuna.
Per esempio questo Schnakenberg, perché poi è stato riscoperto dalla scuola di Prigogine, che ha dato origine al suo famoso modello Bruxellator, e poi di cinetica chimica. Insomma, poi magari ne parliamo un po' più avanti. Allora, un esempio di pattern in natura sono questi pattern sulle pelli degli animali o anche nelle conchiglie. Qua ci sono i panda. E allora, Murray la sua teoria è quella che queste pigmentazioni degli animali derivano da un unico meccanismo, che è il meccanismo di Turing. Modellizzò questo con un sistema di reazione e diffusione, in cui c'era la diffusione con la Fasciano più una reazione che non sto qui a descrivere, in cui sono dei reagenti chimici, cioè le pigmentazioni. E quello che lui riuscì con delle simulazioni numeriche di questo sistema a descrivere la pigmentazione degli animali. Per esempio, lui riesce a descrivere questo fenomeno che, insomma, se noi prendiamo qualsiasi animale che abbia, che le code sono tipicamente a strisce, mentre invece i manti, nella maggior parte dei casi, sono invece a chiazze. Non succede mai il contrario, che ci siano delle code a chiazze, mentre invece i manti siano a strisce. Questo ha proprio a che fare con la Placiano, con gli autovalori della Placiano, e il fatto che una struttura piccola come la coda non riesce a sostenere, un po' come i tamburi piccolini che non riescono a emettere suoni che durino molto, mentre invece i tamburi molto grandi hanno dei suoni molto più ricchi di vibrazioni. È proprio un fatto di vibrazioni che sulla coda possono avere soltanto una frequenza, mentre invece qui ci può essere una sovrapposizione di varie frequenze e quindi dei manti molto, molto complicati. Questi concetti, si possono, in biomedicina sono molto, molto, molto usati. Per esempio, c'è questo modello di sclerosi, per descrivere la sclerosi multipla. La sclerosi multipla è una malattia in cui il sistema immunitario attacca viene distrutto la mielina, l'isolante dei nervi, e quindi nel cervello questo. Quindi si ha una perdita di efficienza nella trasmissione dei segnali con sintomi neurologici molto pesanti. Allora, quindi con le risonanze magnetiche si vedono queste macchie, infatti si parlava prima anche di sclerosi o placche, perché le risonanze magnetiche gli scan riuscivano a individuare queste macchie di tessuto cerebrale necrotizzato. Allora, una variante aggressiva di questa era quella di Palot, sempre una sclerosi multipla, in cui non ci sono macchie, ma ci sono questi anelli concentrici di macchie necrotizzate invece di tessuto sano, quindi proprio degli anelli concentrici di questo tipo. Allora, un modello matematico per descrivere questo mette in gioco quelli che sono, quindi c'è i macrofagi, che sono il sistema immunitario che attacca gli oligodendrociti, che sono quelli che producono la mielina. Poi ci sono gli oligodendrociti che possono soltanto morire, e le citochine sono dei segnali chimici che guidano i macrofagi. Se tutto questo lo si mette, opportunamente messo dentro un sistema di reazione e diffusione, tenendo conto che i macrofagi seguono la mielina, qui non c'è solo il Laplaciano, ma c'è anche una legge più complessa, che mutassi, ma la sostanza è sempre quella, cioè si mette assieme una reazione in cui gli elementi possono morire o essere prodotti, e una diffusione o un moto nello spazio. E allora qui c'è un'analisi matematica, si vede che si formano eventualmente delle queste sono simulazioni unidimensionali, e mettiamo a confronto per esempio queste placche, e questa invece sono la sclerosi di Balot. Ecco, se uno fa parte della simulazione numerica, si va a dare una piccola perturbazione e si vede che dopo un po' si forma una placca che, al netto del fatto che non c'è geometria, perché qui il cervello si immagina essere uniforme, cosa che invece non è, assomiglia sia nei tempi di formazione, così come pure nelle caratteristiche alle placche che si vedono, nei tempi di formazione e dimensioni, nelle placche che si vedono nel cervello. Se
parametro, se si va oltre la biforcazione di Turing, quello che si forma invece è un anello concentrico che, diciamo, richiama la, quello che si osserva nella sclerosi di Ballot. Quindi la sclerosi di Ballot verrebbe caratterizzata come, rispetto alla sclerosi a plaque comune, come quella che, in cui un certo parametro, che è un parametro di chemotassi, supera una soglia critica che può essere calcolata. Allora, cosa succede quando Turing incontra Hopf? Cioè dire, quando si ha contemporaneamente, ci possono essere dei punti particolari nello spazio dei parametri in cui si ha la compresenza della biforcazione di Turing, in cui c'è l'emersione di pattern spaziali, con quella di Hopf invece in cui ci sono oscillazioni di tipo temporale. Allora, quello che succede, vabbè, questa è la forma normale, cioè la forma normale è molto più complicata di quelle che vi ho fatto vedere prima, diciamo, però diciamo che sono forme di Ginzburg-Landau, sono equazioni che sono state ricavate dai fisici per descrivere le transizioni di fase, quindi si ritrovano delle cose, diciamo, note da tempo. Allora, chi è che osservò per primo, senza saperlo, l'interazione fra Turing ed Hopf? Questo signore qui, che si chiama Boris Berezov, che era uno scienziato misconosciuto che lavorava in un laboratorio negli Urali, un chimico in Russia, il quale faceva degli esperimenti e osservò una cosa che i chimici non avevano mai osservato prima, cioè dire delle reazioni chimiche in cui i reagenti prima diventavano di un colore, poi ritornavano bianche nuovamente, poi tornavano di nuovo rosse e così. Quindi osservava delle oscillazioni, delle reazioni chimiche oscillanti. Il paradigma, questo accadeva negli anni 50, nel 52, quindi un anno prima, un anno dopo rispetto a quello di Turing. Il paradigma era quello che se tu metti dei reagenti, lentamente questi qua reagiscono fra di loro e lentamente vanno verso l'equilibrio. Lui spedì l'articolo straordinario che scrisse, in cui descriveva questo esperimento, e a una rivista prestigiosa, e l'editore glielo rifiutò sdegnosamente, perché quello lì, quello che lui non poteva succedere. Poi alla fine riuscì a pubblicarlo su dei proceedings di una conferenza. Circa 15 anni dopo, Zabotinsky cominciò a osservare, che però stava a Mosca, cominciò a osservare gli stessi fenomeni. Guardò un po' di letteratura e trovò l'articolo di Berezov. Lo andò a trovare, era un articolo straordinario, insomma, questo di Berezov. Lo andò a trovare, trovò una persona estremamente scoraggiata, insomma, diciamo, contento di che uno più giovane avesse riscoperto i suoi risultati, ma diciamo, non gli importava più nulla. Insomma, Zabotinsky avrebbe potuto prendersi il merito, se non che poi, quando andò a comunicarlo a una conferenza in Occidente, cioè lui disse che quelle cose le aveva scoperte, diciamo, prima di lui Berezov, e questa riduzione infatti si chiama Berezov-Zabotinsky, e erano maturi, probabilmente cominciavano a essere osservati, insomma, diventarono entrambi famosi e furono entrambi insigniti della medaglia Lenin. Purtroppo Berezov ha la memoria, perché era morto quando gliela insignirono. E diciamo, quindi l'idea di oscillazione in sistemi di questo tipo, diciamo, qui si può trovare anche per quello che riguarda gli animali, diciamo, dinamiche di popolazione. Qui c'è un modellino in cui c'è il predatore che scappa dalle prede, nel senso che quando ci sono troppe evita gli agglomerati di prede e cerca le prede solitarie. Quindi se ha una diffusione non lineare, quindi diciamo nella diffusione la diffusione è quella classica, diciamo,
prescinde dalla volontà, insomma, è un fatto puramente randomico, cioè dire, le particelle si allontanano, seguono delle traiettorie a caso e alla fine, come moto, diciamo, globale, si ha uno spargimento. Invece qui stiamo immaginando che i predatori abbiano una precisa volontà di evitare le prede quando c'è una densità troppo elevata, e quindi si ha a che fare con una diffusione non lineare. Comunque quello, lasciamo perdere tutti questi aspetti, allora quello che succede è che queste oscillazioni, se uno le va a fare un'analisi in frequenza, queste oscillazioni che si instaurano, analisi in frequenza vuol dire, analisi di Fourier, diciamo, si va a decomporre nelle frequenze, che quindi si possono avere orbite periodiche. Se si aumenta un po' il parametro di diffusione, cominciano a esserci del raddoppiamento del periodo, quello di poco fa, cioè dire, le orbite diventano, per chiudersi ci mettono il doppio del tempo, e così via, sino a quando poi non si ha una transizione al caos. Quindi questo di qua, insomma, in questo sistema è proprio lo scenario di Ruel, Taekens e Newhaus, in cui si arriva a orbite caotiche mediante una cascata di raddoppiamenti del periodo. Allora, questo di qua è quella che si chiama turbolenza debole, nel senso che è un sistema impredicibile, però i gradi di libertà del sistema, che nonostante il sistema abbia infiniti gradi di libertà, però quelli che effettivamente sono coinvolti nella dinamica sono molto pochi. Quindi è il concetto di varietà centrale, quindi tutto si schiaccia su questa varietà centrale, e però lì su questa varietà il moto è caotico, diventa caotico. Allora, vediamo qui, per farlo partire che si fa? Cosa dico? Ah vabbè, sì, qua ci sono invece in due dimensioni, si hanno questo tipo di pattern oscillatori. Allora, per chiudere quasi, diciamo, questa carrellata, diciamo, di modelli e di applicazioni, diciamo, di questi sistemi di reazione di diffusione, diciamo, qui c'è l'idea di Warburg, il quale negli anni 30 pensò che i tumori fossero, gli stress ossidativi fossero fondamentali per la propagazione del tumore, cioè dire che le cellule tumorali, per invadere il territorio, emettono dell'acido lattico che gli consente di diciamo, uccidere le cellule sane e di propagarsi. Gatenbier e Galinsky del 96 misero queste idee in un sistema di reazione diffusione di questa forma qui, essenzialmente questo modello di Gatenbier e Galinsky è l'analisi che è stata fatta, non sto a parlarne, è che se il parametro di biforcazione è al di sotto di una certa soglia, il tumore è una massa solida, confinata, che magari si espande, ma diciamo potremmo chiamarlo un tumore benigno. Se il parametro di biforcazione aumenta, allora a un certo punto nascono delle strutture, si rompono tutto quello che isola il tumore dal tumore circostante, e si ha l'invasione di tutto il tessuto circostante. Ora questo modello, quindi diciamo, passano in genere 20 anni spesso fra una modellizzazione matematica e la sua messa in pratica, diciamo, nella no, questi modelli di questo tipo sono, negli ultimi 2-3 anni ci sono, che io sappia, due ospedali in cui la pratica terapeutica è influenzata dalla modellistica matematica di questo tipo, uno in Malesia e un altro nel Texas. Va bene, allora questo di qua è giusto, è un diagramma di biforcazione cambiando completamente argomento, diciamo, vorrei transitare invece per fare vedere un esempio di turbolenza forte. Immaginate un fluido messo in una scatola che evolve sotto l'influenza di una forza esterna. Questo modello è stato inventato col Mogorov come laboratorio per studiare come
toy modello giocattolo per studiare la transizione alla turbolenza. Ora, quello che si riesce a costruire, il diagramma di biforcazione è sicuramente molto più complicato, insomma, lo faccio vedere semplicemente così come impressione, in cui si riesce a seguire l'equilibrio che si rompe, nascono strutture periodiche, poi ci sono raddoppiamenti dei periodi, ci sono anche dei burst, insomma degli scoppiamenti, e poi triplicazioni del periodo, sino ad avere dei moti caotici. Allora, vediamo. Se riesco a farli vedere. Quindi questo di qua. Se il numero di Reynolds, che è la viscosità, è sufficientemente alta, quello che si osservano delle si osservano queste strutture, ma che essenzialmente sono periodiche. Quello che vedete lì, se il numero di Reynolds si hanno dei moti, corticosi, che sono assolutamente caotici, quello si può vedere proprio anche da quello di sotto, anche un'analisi in frequenza rivela la caoticità del moto. Va bene. Questo invece è un esempio di turbolenza forte, in cui avete dei... Sto finendo. Avete, diciamo, anzi, sono soltanto, si vede anche, io metto sempre il numerino qui delle slide così la gente sa quanto manca alla fine. Quindi immaginate un fluido, uno che scorra sopra l'altro e lo si lascia evolvere e nascono queste strutture vorticose. Queste qua sono... Cosa differente? Ce n'è un altro, ma troppo lento. Vabbè, invece quest'altro. Cosa differenzia la turbolenza debole, quella di cui ho parlato poco fa, diciamo quella delle oscillazioni chimiche? Beh, quello lì, come ho detto, se uno va a guardare, fa un'analisi di frequenza, c'è una varietà centrale, cioè dire si vede che le frequenze che effettivamente oscillano sono molto poche. Se uno invece va a guardare lo spettro, fa un'analisi in frequenza di questi fenomeni dei fluidi, si vede che lo spettro, questo è un taglio unidimensionale, ma anche un taglio bidimensionale, che lo spettro, diciamo, è tutto quanto eccitato. E penso che mi fa qui. No. Grazie al professor San Martino, ci sono domande? Professor, io una domanda l'avrei. Mostrare brevemente, faccio un po' di un'analisi matematica del modello che ho visto poco fa, dove descriveva la massa tumorale, perché ho notato che c'era qualcosa di interessante, magari riconducibile alla mappa logistica. Sì, semplice. Dunque, allora ci sono le cellule, diciamo, quelle sane, che evolvono secondo una mappa logistica, che è una mappa universale, diciamo, in cui essenzialmente si assume che diciamo, se c'è molto cibo, molte risorse, cresce, se invece si raggiunge questo, diciamo che in qualche modo ci sia un numero massimo sostenibile di cellule sane, il che va bene. E dopodiché ci sono
questo W che rappresenta le concentrazioni di acido lattico, quindi che vengono emesse dalle cellule tumorali che sono V, che uccidono le cellule sane. Le cellule tumorali anche loro crescono logisticamente, chiaramente è interessante andare a stimare qual è il tasso ROCO1, ROCON2, K1, K2, questo però nella letteratura medica. E l'altro aspetto è che, diciamo, evolvono in maniera, c'è una diffusione, in cui però la diffusione in qualche modo è ostacolata dalla presenza delle cellule sane. Quindi questa era una delle idee che c'era in Warburg, perché il coefficiente di diffusione al crescere delle cellule sane si abbassa. Quindi se le cellule sane sono al massimo del loro potenziale, il tumore si blocca. Invece l'acido lattico viene prodotto, secondo l'idea di Warburg, dalle cellule tumorali, ha un suo tasso di decadimento, diciamo, naturale, poi diffonde in maniera lineare, in maniera semplice. Ecco, ciò che è interessante è che, diciamo, con questo, cioè io non l'ho portato, ma se uno va a guardare certi tumori epiteliali, i pattern che emergono sono assolutamente simili a quelli previsti da questo modello. Cose sono state abbastanza. Sì. Ci sono altre domande? Allora ringraziamo ancora il professore San Martino. Sì. Finalmente giunti alla conclusione di questa iniziativa che si prefiggeva non tanto di esaurire il dialogo e il dibattito su questo ambito disciplinare, sulla complessità, perché c'era anche... Finalmente. Quindi dicevamo, non ci prefissavamo di esaurire assolutamente il dibattito su questi argomenti. Come avrete modo sicuramente di approfondire, c'è tanto altro di cui parlare: vetri di spin, meccanica quantistica, reti neurali, anche sugli automi cellulari si può anche estendere il discorso. E a proposito degli automi cellulari e di pattern su molluschi e gasteropodi, vi voglio citare il Conus textile, che è proprio un gasteropode che vive nell'Australia e nel Mar Rosso, che presenta nel suo mantello esterno, diciamo, la regola 30 di Wolfram, che abbiamo visto col professore Tabacchi la scorsa volta. Quindi questo ha maggiore, diciamo, illustrazione dei concetti che abbiamo affrontato, come la natura cerca di andare verso una certa eleganza che poi possiamo inquadrare benissimo in termini matematici. Lo studio dei sistemi complessi, avete visto, è multidisciplinare. Ogni giorno abbiamo indossato lenti diverse per guardare con prospettive variegate i concetti. Ci sono tantissime letture che vi consigliamo, alcune l'hanno già fatte, le hanno proposte i relatori. Io consiglio Formicai, Cervelli, Imperi e Cervelli. Non cito l'editore, però ci sono anche altri testi che potete consultare. Voglio ringraziare nuovamente il Comitato Scientifico per i contributi culturali che hanno apportato all'iniziativa, tutte le istituzioni che hanno patrocinato l'iniziativa, nonché coloro che hanno anche collaborato all'organizzazione. Voglio ricordarvi che tra poco inizieranno le visite guidate alla collezione di strumenti storici del Dipartimento di Fisica e Chimica, che va assolutamente visitata se ne potete, se ne avete l'occasione. Nonché, cosa dimentico di tutto questo? Ah sì, importantissimo. Ovviamente l'iniziativa non termina qua assolutamente, poiché al di là del vostro approfondimento abbiamo caricato dal sito della website dell'iniziativa le slide dei relatori, nonché gli interventi registrati, per cui avrete modo di poter rivedere, riesaminare, studiare ciò che è stato fatto, quando avrete voglia, o chissà perché no, per qualche lavoro, magari proposte di tesi laurea, oppure pubblicazioni che vorrete, che sia, portare avanti per i fatti propri. Il sito è Scienze Non Solo, lo trovate molto facilmente tramite Google, eccolo qui, l'indirizzo è quello là. Fortunatamente esiste Google, quindi diciamo i problemi di ricerca sul tramite browser si esauriscono in questo modo. Cos'altro? Niente, direi che abbiamo terminato. Certamente Russi. Semplicemente aggiungere a quello che avevo detto all'inizio di questa manifestazione, che diciamo trovo estremamente positivo che questa manifestazione sia avvenuta. Voglio esprimere, credo, il ringraziamento di tutti noi ai tre
giovani che si sono dati ben sul carico di questa iniziativa, che è stata veramente interessante e spero che possa avere un seguito non solo sul sito ma anche nel futuro, magari anche in cooperazione con altri studenti che a turno vorranno prendere magari soggetti leggermente diversi o altre. Comunque resta il fatto che è un'iniziativa nata dal basso, che cioè dal basso intendo dire dagli studenti, di solito queste iniziative culturali nascono dai docenti, quindi in questo caso è un'iniziativa che penso sia estremamente meritevole e quindi vorrei che tutti noi ringraziassimo i tre giovani. Grazie ancora e vi attendiamo per le visite, chi voglia partecipare chiaramente. Siamo qua. Arrivederci, grazie ancora.